La pace dei santi sia con voi. Il 16 novembre la Chiesa celebra la memoria di Santa Margherita di Scozia, regina e vedova. Margherita nacque in Ungheria intorno al 1046. Sua madre, Agata, discendeva dal santo re Stefano. Quando aveva 9 anni, suo padre poté tornare sul trono da cui era stato esiliato, ma presto dovette fuggire ancora, questa volta in Scozia. E qui Margherita, a 24 anni, fu sposa del re Malcolm III, da cui ebbe 6 figli maschi e 2 femmine. Modello di madre e di regina per bontà e saggezza, si racconta che il re non sapesse leggere e avesse un grande rispetto per questa moglie istruita. Baciava i libri di preghiera che le vedeva leggere con devozione. Caritatevole verso i poveri, gli orfani, i malati, li assisteva personalmente e invitava il re Malcolm III a fare altrettanto. Già gravemente ammalata, ricevette la notizia dell'uccisione del marito e del figlio maggiore in una battaglia ed offrì questi dolori come riparazione dei propri peccati. Morì a Edimburgo il 16 novembre 1093. Il 16 novembre la Chiesa celebra anche la memoria di Santa Geltrude la Grande, Vergine. Nata nel 1256 a Eisleben, in Germania, a 5 anni venne affidata alle monache di Elfta, che con loro trascorse il resto della vita. Educata nell'eccellente scuola dell'abbazia, presto rivelò un'intelligenza fuori dal comune. A 26 anni ebbe una visione nella quale si trovò di fronte a una siepe di spine. Il Signore la sollevò e la depose dalla sua parte. Da allora cominciai a seguire il profumo dei tuoi balsami e appresi in breve che il giogo del tuo amore è mite e leggero. Così scrive Santa Geltrude. Dei suoi progressi nella vita spirituale siamo informati dalla sua opera Rivelazioni, che consta di 5 libri. Solo il secondo, il Legatus, un inno alla misericordia di Dio, è scritto da Santa Geltrude. Il primo, una sua biografia, e gli altri vennero composti dopo la sua morte da una consorella, a partire dagli appunti e dai racconti di Santa Geltrude. Alla base delle sue esperienze mistiche vi sono le celebrazioni liturgiche, mentre il linguaggio evidenzia una forte impronta biblica. La sua dottrina, infine, è cristocentrica. La misericordia del Salvatore la trasporta nella sua divinità, al punto che, come Maria Santissima, ella si sente sposa e madre di Gesù. Vivendo costantemente alla presenza di Dio, vede sempre Gesù, il Dio fatto uomo, il Salvatore con il sacratissimo cuore squarciato, e vive nella disponibilità a patire ciò che manca ancora nella sua carne alla passione di Gesù Cristo. Una delle più grandi mistiche cristiane morì nel 1301 o nel 1302. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Santa Margherita e Santa Geltrude, ed auguri a quanti il 16 novembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.